Vorrei comprendere bene la posizione di Con. Quando c'è stata la mozione di sfiducia, pochi giorni fa, c'erano tutte le condizioni, quelle stesse condizioni che avete evidenziato, per votare quella mozione di sfiducia in un ambito pubblico, davanti alla città. Tu, Piero Bitetti, sei presidente del Consiglio Comunale, quindi comprendi benissimo il significato del Consiglio Comunale. Non lo avete fatto. In particolare la consigliera Fornaro quel giorno non si è presentata in aula e quindi praticamente ha fatto il gioco della maggioranza. Ora si cambia per l'ennesima volta cliché. In ogni caso il dato di fatto è che le opposizioni stanno ripresentando quella mozione di sfiducia presentata da me e da Massimo Battista e sottoscritta dagli altri in tutto 13 consiglieri. Quindi il migliore strumento è quello di esprimere la propria volontà di sfiduciare o meno il sindaco Melucci dinanzi alla città, dinanzi a tutti. Avete avuto questa opportunità? Ribadisco il concetto. Noi abbiamo tentato in tutte le maniere, secondo quello che ci compete fare, per riavvicinare le posizioni. Perché? Prendiamo atto che tanto i partiti di centrodestra quanto i partiti di centrosinistra hanno preso posizioni inequivocabili. Noi abbiamo tentato di superare questo tipo di impasse. Bene, ad oggi capiamo che la mozione di sfiducia, per come sei ben informato, non c'è più. Ripresentare una mozione di sfiducia, ma l'ha detto bene la consigliera Fornaro, la capogruppo Fornaro, non ha senso. Voi avete giocato, avete giocato sugli equivoci. Voi siete dei saltimbanchi politici. Consigliera Fornaro, dal centrodestra, dal centro, l'ho già detto, politici. Dal centrodestra al centrosinistra eri con Melucci al ministero. Hai deciso cosa fare, sei carne o sei pesce? Rispondi. Tutti e due, non mi piace. Tutti e due, sappiate così. Prego. Questa gente gioca sugli equivoci. Questa gente non vuole mandare a casa Melucci, sappiatelo bene.